Nel video di oggi ci occupiamo di cucito creativo andiamo a realizzare insieme una borsa porta lavoro con chiusura a cerniera, per cui questa chiusura rende la borsa molto pratica, ma la particolarità viene data dal fondo, visto che abbiamo un fondo eh, rotondo, per cui la borsa essendo circolare abbiamo delle tasche tutto intorno. Ci sono delle tasche molto capienti ma anche strette e lunghe come queste strisce nere. Praticamente queste strisce nere sono delle tasche in cui possiamo inserire una matita, una penna, quello che uno preferisce. Io adesso vi faccio vedere la parte interna. Per come sapete le borse che realizzo sono sempre foderate e il risultato è questo. Per cui potete inserire dentro tutto quello che preferite. E adesso andiamo a vedere quello che ci servirà per la realizzazione del nostro progetto. Allora, per il progetto di oggi sto utilizzando un tessuto di cotone, tre stampe diverse, ma voi potete tranquillamente utilizzare quante stampe desiderate, una sola o due. Dopodiché, un po' di pano per dare struttura alla borsa. Io non ce l'ho qui davanti, ma vi servirà anche quello. Poi, per le tasche, utilizzeremo quattro quadrati di jeans, in questo caso di 16 x 16 cm. Utilizzo jeans, ma voi potete utilizzare qualsiasi altro genere di tessuto. Per come vedete, questi jeans hanno queste applic. Uh, ho fatto un video in cui spiego come farlo vi lascio il link sia sullo schermo che sotto nella descrizione del video dopodiché ci serviranno quattro strisce di tessuto di 4 x uh, 16 cm uh, ma comunque le misure vi li dico man mano che andiamo avanti per non creare confusione intanto iniziamo con uh, la lavorazione delle tasche poi il resto del materiale lo mettiamo da parte per adesso Praticamente per unire i quadrati utilizzerò le quattro strisce che vi ho fatto vedere in precedenza, per cui vado a prendere la prima striscia e la vado a posizionare dritto con dritto nel laterale del quadrato. Dopodiché vado ad aprire anche a stirare. Fatto questo, aggiungo il secondo quadrato sempre dritto con dritto e lascio un margine di cucitura di più o meno mezzo centimetro, 7 mm e proseguo in questo modo fino a finire tutti i quadrati e tutte le strisce, ovviamente. Ho cucito anche la seconda striscia, aggiungo il terzo quadrato, sempre dritto con dritto, e vado a cucire. Man mano che andate avanti con le cuciture, non dimenticatevi di stirare il vostro lavoro. Dovete finire con una striscia nera. Dopo aver unito i quadrati, il risultato è questo. E adesso invece ho tagliato una striscia di un'altra stampa che misura 17x72 eh, cm. Uh, questa striscia di tessuto la utilizzeremo per foderare le tasche. Per cui adesso andiamo a posizionare la striscia uh, dritto con dritto con la striscia di quadrati che abbiamo appena fatto. Perché dobbiamo andare ad unire il tutto facendo una cucitura nella parte superiore, fissate con i spilli nella parte superiore, dopodiché andate a fare una cucitura dritta tutto per il lungo. Dopo aver cucito bisogna andare ad aprire i due tessuti e stirare la cucitura. Fatto questo andiamo a piegare la fodera verso l'interno, eh, ma siccome la fodera è eh, più larga di un centimetro, comparativo con la striscia di quadrati, per cui si vedrà un pochettino, ma man mano che andate a fare questo dovete stirare, dovete prestare attenzione affinché i, i due tessuti nella base siano pari. Io ho finito di stirare, il risultato è questo, ma adesso dobbiamo andare a fare una cucitura dritta nella parte superiore. Uh, giusto per fissare uh, il tutto. Ho finito di cucire nella parte superiore, ma adesso dobbiamo andare a tagliare il tessuto per la borsa per cui per la parte esterna avremo bisogno di un tessuto che misura 72 x 28 cm, eh, dopodiché, un rettangolo di pano lenci della stessa misura 72 x 28 cm, invece per la parte interna per la fodera, sempre un rettangolo di 72 x 28 cm. Intanto la fodera la mettiamo da parte perché dobbiamo andare ad unire il pano lenci al tessuto esterno. Ho posizionato il pano lenci Sotto il tessuto, praticamente sul retro del tessuto, adesso lo vado a sistemare bene eh, e starò attenta affinché i margini siano pari tutto intorno. Eh, dobbiamo fissare il tutto con i spilli e poi fare una cucitura dritta eh, vicino al margine tutto intorno, giusto per fissare eh, il tutto. Una volta cucito è arrivato il momento di aggiungere la striscia di quadrati nella base di questo rettangolo per creare le tasche. Eh, sistemate per bene il tutto affinché i margini siano pari, fissate con i spilli. Dopodiché dovete andare a fare una cucitura dritta tutto intorno partendo con il laterale, con la base e anche nell'altro laterale. Una volta fissato il tutto, dobbiamo andare a creare le tasche facendo delle cuciture per separare ovviamente queste tasche. Le cuciture di separazione li farò accanto alle strisce nere per creare delle tasche strette e lunghe in cui posso inserire una penna, una matita e così via. Mi raccomando, quando iniziate la cucitura fate sempre una cucitura avanti e indietro. Perfetto, e adesso andiamo a realizzare il cartamodello per la base. Eh, dobbiamo avere un cerchio di un diametro di 23 cm. Ho tracciato una linea nella parte centrale del foglio, dopodiché andrò ad aprire il compasso esattamente come vedete qui. E realizzo il cerchio, vedete, l'apertura è di 11,5 uh, centimetri. Fatto questo, bisogna andare a ritagliare il cartamodello. Dopo aver ritagliato il cartamodello, bisogna andare a tagliare tre pezzi: uh, uno per la parte esterna della borsa, un pezzo di pano lenci e uno per la fodera. Praticamente ho posizionato. Um, il cartamodello sopra il tessuto e ho tagliato tutto intorno mi raccomando non dovete lasciare nessun margine di cucitura e adesso andiamo ad aggiungere il panolenci uh, sul retro del tessuto della parte esterna della borsa uh, fissate con i spilli dopodiché fate una cucitura dritta tutto intorno vicino al margine giusto per fissare il tutto fatto questo possiamo andare ad aggiungere la base um, o meglio dire andiamo a creare la nostra borsa Praticamente, per cucire la base, bisogna posizionare questo cerchio dritto con dritto con il rettangolo. Uh, in questo modo, lascerò qualche centimetro uh, in questo laterale, fisso il tutto con uno spillo. Fate sì che il cerchio e uh, il rettangolo nella base siano pari. Quando si inizia a cucire dobbiamo prestare attenzione soltanto al rettangolo affinché possiamo fare una cucitura dritta il rettangolo deve rimanere sempre dritto l'unica cosa che si muoverà sarà il cerchio man mano che si va avanti con, con la cucitura adesso andiamo alla macchina da cucire uh, per come vedete inizio esattamente da dove ho fissato uh, ho aggiunto lo spillo e per come vi dicevo, il rettangolo, ehm, il margine deve rimanere sempre dritto. L'unica cosa che si muoverà sarà il cerchio. Faccio un paio di punti e poi mi fermo e posiziono il, ehm, il cerchio nella posizione giusta affinché possa fare una cucitura dritta. Per cui bisogna avere un po' di pazienza eh, e cucire piano piano. Specificare che non bisogna arrivare uh, con la cucitura fino alla fine, ma dobbiamo lasciare un paio di centimetri, uh, stacco il filo, dopodiché dobbiamo andare a chiudere il laterale. L'unico laterale che abbiamo, uh, e poi finire la nostra cucitura nella parte uh, del fondo, prestando attenzione affinché non abbiamo delle pieghe. Per cui adesso non devo fare altro che uh, fissare questo, questo laterale che abbiamo. Uh, e poi fare una cucitura dritta partendo dalla parte uh, di sopra. Dopo aver chiuso la borsa, ci rimane uh, da chiudere l'apertura che abbiamo ancora nella base, uh, possiamo aiutarci con un paio di spilli e poi continuare la cucitura da dove abbiamo smesso. Una volta terminato di cucire il fondo, ho tagliato anche un po' di eccesso eh, di questo lato, dove abbiamo chiuso la borsa. Ovviamente, questo è opzionale nel caso in cui avete dell'eccesso, tagliatelo. Fatto questo, dobbiamo andare a fare dei piccoli tagli eh, tutto intorno nella base, visto che parliamo di una base circolare, di una cucitura circolare. Bisogna andare a fare questi tagli eh, tutto intorno. Prestate attenzione a non tagliare la cucitura. Adesso vado a girare la borsa sul dritto giusto per farvi vedere come si presenta il nostro lavoro per adesso sistemando per bene la base. Perfetto, e adesso dobbiamo passare alla fase successiva, per cui dobbiamo fare lo stesso procedimento anche per la fodera, per cui prendete il rettangolo di 72x28 cm e la base della fodera. Uh, se desiderate aggiungere delle tasche, fate esattamente come avete fatto per la parte esterna, uh, ma potete aggiungere anche una tasca o due, ma in questo caso da me... è non aggiungerò nessuna tasca. Uh, per cui adesso vado a posizionare la base sempre dritto con dritto con il rettangolo e procedo nello stesso modo che ho fatto per la parte esterna della borsa. Ecco, mi sono arrivata al punto di chiudere uh, la fodera, ma volevo dirvi che dovete lasciare un'apertura in questo lato. Uh, di qualche centimetro per poter svoltare la borsa in seguito. Uh, mi raccomando, quando lasciate l'apertura, sia all'inizio che alla fine fate qualche cucitura avanti e indietro. Ok, l'apertura va qui in questo punto. Ho finito di realizzare la fodera e praticamente dovete fare i stessi tagli nella base che avete fatto per la parte esterna ed ecco questa è l'apertura che ho lasciato. Invece adesso è arrivato il momento di aggiungere eh, i manici. Per cui eh, prima dobbiamo andare a posizionare la borsa con la cucitura eh, nella parte centrale. Eh, proverò a stare attenta affinché il tutto sia centrato il più possibile e vado a fissare il tutto con dei spilli partendo dalla parte centrale dove c'è la cucitura. Praticamente per i manici sto utilizzando uh, un cintino per uh, tapparelle, come questo. Ho tagliato due strisce che misurano 29 cm, sono lunghe 29 cm uh, e adesso vado a misurare partendo da laterale verso l'interno circa 10 cm e vado a segnare uh, con un gesso. Farò lo stesso anche nel lato opposto, dopodiché, faccio dei segni anche nella parte di dietro. Dopodiché vado a posizionare i manici accanto alle due strisce che ho realizzato fissando il tutto con dei spilli. Poi faccio lo stesso anche per la parte di dietro. Fatto questo, andate alla macchina da cucire e fate una cucitura dritta vicino al margine giusto per fissare i manici. Dopo aver cucito i manici, è arrivato il momento di occuparci della chiusura con cerniera. Per cui avremo bisogno di una cerniera che misura 25 cm e poi tagliate quattro strisce di tessuto che misurano eh, 25 x 4 cm. E adesso bisogna andare a piegare i margini di ogni striscia verso l'interno di circa mezzo centimetro, stirate affinché i margini rimangano verso l'interno. Dopo aver stirato i margini verso l'interno il risultato è questo uh, e adesso dobbiamo andare a trovare il centro di ogni striscia piegando la striscia in due e poi si farà un piccolo taglio sia sopra che sotto. Poi dobbiamo proseguire nello stesso modo per tutte le altre strisce ma faremo lo stesso anche per la cerniera. E adesso è arrivato il momento di cucire il tessuto alla nostra cerniera. Per fare questo prenderò una delle quattro strisce uh, che vado a posizionare con il dritto rivolto verso l'alto, dopodiché vado a posizionare la cerniera. Uh, e faccio combaciare il centro dove abbiamo fatto i tagli. Uh, dopodiché prenderò una seconda striscia e la vado a posizionare con il dritto rivolto verso il basso. E anche qui faccio combaciare il centro dove c'è il taglio. Uh, mi raccomando, i margini del tessuto devono essere sempre verso l'interno di circa mezzo centimetro, uh, esattamente come abbiamo stirato. Dopodiché dobbiamo andare a fissare con, uh, con i spilli tutto per il lungo. Una volta aggiunto i spilli dobbiamo fare una cucitura dritta tutto per il lungo esattamente dove abbiamo aggiunto i spilli eh, utilizzando un piedino apposito per cerniere. Una volta cucito bisogna andare a stirare per bene uh, il tutto e poi fare una cucitura dritta tutto intorno. Dopo aver cucito bisogna ripetere lo stesso procedimento anche nell'altro lato della cerniera, per cui andrò a posizionare un'altra striscia con il dritto rivolto verso l'alto, dopodiché faccio combaciare il centro della uh, cerniera con il centro della striscia per cui state attenti al taglio che avete fatto, dopodiché eh, prendo una seconda striscia e la vado a posizionare con il dritto rivolto verso il basso, facendo combaciare il centro. Fisso con i spilli, dopodiché farò una cucitura dritta tutto per il lungo. Una volta finito anche questo lato bisogna andare ad aprire il tessuto in questo modo, eh, stirare per bene e poi fare una cucitura dritta tutto intorno, esattamente come abbiamo fatto nell'altro lato. E adesso dobbiamo andare a rifinire l'estremità della cerniera. Per fare questo bisogna tagliare due strisce di 4x8 cm. Questa striscia la andiamo a piegare in due, dritto con dritto praticamente, ma nella parte superiore pieghiamo il tessuto. Di circa mezzo centimetro, dopodiché andiamo a fare una cucitura nei laterali per chiudere praticamente questo quadrato. Poi ripeteremo lo stesso per la seconda striscia. Dopo aver chiuso, dobbiamo andare a tagliare eh, i spigoli praticamente sotto nella base in questo modo. Dopodiché possiamo andare a svoltare eh, il tutto. Una volta svoltato bisogna sistemare per bene i spigoli, utilizzate qualcosa di appuntito come una penna, una matita o quello che preferite, importante non tagliare la cucitura. Fatto questo andiamo a chiudere eh, l'estremità della, della cerniera perché questa eh, ci rimane aperta, dobbiamo fare una cucitura vicino alla parte metallica, giusto per tenere i due lati eh, ravvicinati, per cui fate qualche cucitura avanti e indietro. E adesso non dobbiamo fare altro che inserire la cerniera dentro eh, i quadrati che abbiamo realizzato. Questo vale per ambedue i lati, per cui vedete lo inserisco dentro fino in fondo, dopodiché vado a fare una cucitura dritta tutto intorno eh, affinché eh, il tessuto rimanga eh, cucito alla cerniera. Ed ecco come si presenta la cerniera una volta terminata, sarà rifinita sia all'esterno che all'interno, ma adesso bisogna andare a cucire questa cerniera alla fodera. E per fare questo bisogna andare a trovare il centro, per cui pieghiamo il tutto in due e facciamo un piccolo taglio. E per centrare bene la uh, cerniera bisogna far combaciare uh, il taglio che abbiamo appena fatto con la cucitura che c'è nella parte di dietro della borsa, perché dobbiamo andare a trovare i laterali della borsa. Per fare questo, vedete, ho centrato la, uh, il taglio con la cucitura e farò di nuovo uh, un altro taglio in ambedue due lati. Perfetto, e adesso dopo aver fatto i tagli che ci faranno da guida per centrare la cerniera, eh, ricordatevi che eh, la cucitura sarà nella parte di dietro eh, della borsa, per cui adesso prendo la cerniera eh, e faccio combaciare i tagli che abbiamo fatto nel centro di ogni striscia, per cui eh, inizio con la parte della cucitura. Voglio dirvi anche che la cerniera andrà con il cursore eh, rivolto verso l'alto e adesso faccio combaciare il centro della cerniera dove c'è il taglio sul tessuto con eh, la cucitura nella parte di dietro della borsa e fisso con uno spillo. Dopodiché trovo il centro eh, del, del davanti della borsa, ci sono i tagli come riferimento e faccio centrare la cerniera fissando con uno spillo. Una volta trovato il centro sono pronta a fissare il tutto con i spilli da ambedue i lati. E adesso possiamo andare alla macchina da cucire e fare una cucitura dritta da ambedue i lati. Ed ecco come si presenta la mia cerniera una volta cucita la fodera. Per cui fatto questo passaggio possiamo andare all'assemblaggio della borsa. Dobbiamo andare a prendere la parte esterna eh, perché la dobbiamo andare ad inserire dentro la fodera. Il tutto deve essere dritto con dritto praticamente e quando cuciremo nella parte superiore eh, bisogna eh, stare attenti affinché i manici siano all'ingiù. Uh, ma questo vale anche per la cerniera. Ma adesso vi faccio vedere un po' meglio. Uh, intanto, bisogna andare a far combaciare uh, le cuciture nella parte di dietro. E per come vi dicevo prima. Quando inseriamo eh, la parte esterna eh, dentro la fodera bisogna prestare attenzione affinché i manici siano all'ingiù e questo vale anche per la cerniera. Per cui, per prima cosa, dobbiamo fissare eh, le due cuciture sia della fodera che della parte esterna della borsa. Poi bisogna andare a fissare la parte del davanti della borsa, prestate attenzione affinché tutto sia centrato il più possibile, i manici all'ingiù per come vi dicevo ma anche la cerniera. Siccome mi ero dimenticata a trovare il centro nella parte del davanti della borsa eh, lo piego adesso il tessuto e faccio un piccolo taglio nella parte centrale. Per trovare uh, il centro della parte del davanti, per come avete visto, mi sono, uh, mi sono guidata dal, dal manico. E anche in questo caso vado a fissare con uno spillo, dopodiché, Andrò eh, tutto intorno, fissando con, con i spilli. Bisogna prestare attenzione invece nei laterali perché la cerniera, essendo più piccola, in quel momento sembrerà che c'è un accumulo di tessuto. O meglio dire, sembrerà che la borsa tende a far delle pieghe. Ma questo non è così: quando noi andremo a cucire, eh, pian piano and andremo a distendere eh, il tessuto, sia della parte esterna che della fodera. Per cui, anche qui prestate attenzione. E non vi preoccupate perché, man mano che sistemiamo con i spilli, eh, vedrete che eh, il tutto prenderà la forma giusta. Poi, eh, invece, per i laterali, quando andremo alla macchina da cucire, si riuscirà a sistemare meglio il tutto. Perché, quando si arriverà eh, nei laterali con, le, con la cucitura, bisogna andare piano piano tirando via gli spilli eh, affinché si riesca a distendere bene il tessuto. E adesso andiamo alla macchina da cucire a fare una cucitura dritta tutto intorno. Ho finito di cucire tutto intorno e il risultato è questo vedete uh, questi sono i laterali uh, il tessuto è disteso per bene per cui non si sono create le pieghe uh, ma adesso uh, bisogna andare a svoltare il tutto uh, ma prima di fare questo vi consiglio di fare qualche taglio uh, tutto intorno esattamente come abbiamo fatto per il fondo della borsa mi raccomando attenti a non tagliare la cucitura principale Dopo aver svoltato la borsa bisogna andare a chiudere l'apertura che abbiamo lasciato nel laterale piegando i margini del tessuto verso l'interno, aiutatevi con il ferro da stiro quando fate questo e poi andate a fare una cucitura o a macchina o a mano se volete che non si veda la cucitura. Dopodiché inserite la fodera eh, per bene all'interno, eh, sistemando la parte superiore affinché la fodera sia all'interno, eh, aiutatevi sempre con il ferro da stiro. Fatto questo bisogna andare alla macchina da cucire, fare una cucitura dritta tutto intorno. Nel momento in cui si fa la cucitura, stavolta invece i manici e la cerniera devono essere all'insù. Ho finito di cucire tutto intorno, ma voglio specificare che ho iniziato a cucire prima della cucitura che si trova nella parte di dietro. Dopodiché, eh, quando sono arrivata in quel punto, visto che c'è un po' di spessore, ho cucito piano piano. Nel caso in cui vedete che la macchina si sforza, ehm, fermatevi prima con la cucitura, ma comunque utilizzate un ago grosso da 90 o da 100. E questa è la nostra borsa terminata. E noi praticamente per oggi abbiamo finito. Spero che questo video tutorial vi sia stato utile. Se avete delle domande, fatele pure. Nella sezione commenti vi ricordo che sotto nella descrizione del video trovate tutto l'elenco uh, del necessario uh, e ovviamente uh, tutte le misure dei vari pezzi. E noi ci vediamo al prossimo video tutorial. Ciao ciao.